faccio. Qui dei poeti dove è grande stima, qui dove con il canto a braccio improvvisarono in ottava rima, a quei maestri un saluto lo faccio, come di una montagna son la cima. Son della pianta la preziosa gemma, io vengo dalla terra di Maremma. Ben ritrovati amici telespettatori per una nuova puntata di Rete 8 Tour Village. Oggi ci troviamo a Poggio Cancelli, frazione del comune di Campotosto in provincia dell'Aquila, per un festival assolutamente particolare ma anche innovativo. Stiamo parlando del Festival del Canto Abbraccio, un evento che rientra nell'Abruzzo, del Festival Abruzzo dal vivo, ed ha come obiettivo quello di rilanciare un territorio che purtroppo ha subito ingenti danni dal terremoto. Però questi eventi servono per rilanciare queste situazioni, ma soprattutto far ripartire la ricostruzione. Dei poeti davvero c'è lo stemma che è ancora impresso qui a Poggio Cancelli. Spero di ritrovare la calma e flemma e che la musa mia non si ribelli. Qui veramente ritrovo una gemma, tu cara Poggio proprio in tutto eccelli, non solamente per il panorama ma per poeti di un'illustre fama. Siamo in compagnia con il presidente del Festival Canto Abbraccio, una manifestazione che ha l'unico obiettivo quello di rilanciare un intero territorio. Beh, diciamo che ne abbiamo bisogno, visto quello che è successo negli ultimi tempi, dal terremoto del 2009 fino a quello che si è verificato qui nel 2017, che purtroppo è un terremoto un po' dimenticato da tutti, ma che poi magari lo vedrete, è un terremoto che ha fatto tanti danni e che ha depresso ulteriormente il nostro territorio. Io, come diceva Federico, abbiamo costituito questa associazione nel febbraio del 2016, proprio con lo scopo di rilanciare il territorio in qualche modo, di rappresentare un punto di riferimento, un punto di aggregazione. Purtroppo gli eventi del 2017, prima del 2016 ad Amatrice, che è qui vicino, e poi dopo quello del gennaio del 2017, ci hanno ulteriormente riaffossato, e adesso con queste manifestazioni culturali, grazie anche al patrocinio di Campotosto e dell'ACS, che è questa associazione che nei comuni del cratere del sisma dà queste possibilità, insomma, agli artisti del luogo di esibirsi, noi ci siamo inseriti in una manifestazione più ampia dove abbiamo cercato di ricreare quelle che sono le nostre tradizioni. E una tradizione forte qui di tutto il comune di Campotosto, di Poggio Cancelli, di Macioni, ma anche delle zone limitrofe, è quella dell'ottava rima, del canto a braccio. E qui questa manifestazione ha proprio la necessità di riportare e di riavvicinare la gente che ha le radici pogliane, che quindi ha le radici del posto, con quello che è rimasto del nostro territorio, perché solo tenendo forti queste radici abbiamo la possibilità di rilanciarci e di rilanciare il territorio. La cultura come volano per la ricostruzione, perché qui si deve parlare assolutamente di ricostruzione. Guarda, io penso alla ricostruzione, ma prima della ricostruzione penso a riportare la gente. Qui l'estate era pieno di gente, ma durante i weekend, durante l'anno, a Natale, a Capodanno, nei ponti, no? La gente veniva sempre, adesso non viene più, perché non sa dove fermarsi, non sa dove... Qui l'80% delle case sono inagibili. E quindi creare questi eventi è riportare la gente a contatto con le sue radici. Questa è la cosa fondamentale. Per quanto riguarda la ricostruzione, ci piacerebbe sapere dove stiamo andando e che cosa stiamo facendo, al di là dei tempi. Capisco che è un territorio vastissimo quello colpito, capiamo che è difficile prevedere i tempi, non ci interessano i tempi, ci interesserebbe sapere dove stiamo andando,
qual è la strada che si sta percorrendo a livello regionale, a livello nazionale, a livello europeo, a livello di commissario per la ricostruzione. Questa sarebbe la cosa fondamentale. Ci dicessero quello che stanno facendo, se poi servono 5 anni o ne servono 50, lo vedremo, ma intanto qual è la strada? Servono però tempi certi, visto e considerato che più il tempo passa e più le persone si allontanano. Questa è la nostra grande preoccupazione, il fatto di veder dilatata la possibilità di riportare la gente qui e soprattutto coinvolgere i giovani, perché io ho sempre vissuto a Roma, ma il legame che ho con questa terra è stato viscerale e lo è tuttora viscerale. Però temo che i miei figli e i figli della gente che ha la stessa età mia, quelli più giovani, si allontanano in maniera definitiva, perché non vivendolo, non avendo il contatto col territorio, è automatico che poi dopo questo legame si sfaldi fino ad interrompersi definitivamente. E sarebbe veramente una disgrazia che non riusciremo mai più a recuperare per adesso, ma anche per il futuro. Questo è un evento una tantum, bisogna iniziare a lavorare affinché diventino appuntamenti quasi fissi. Sì, a questo proposito vorrei dire che noi ci stiamo provando, tanto che noi insieme a questo evento, il prossimo che faremo, come abbiamo fatto l'anno scorso, è la festa patronale che ci sarà la prima domenica dopo Ferragosto, ma soprattutto un altro evento classico che noi organizziamo e che è una sfilata in costume che si chiama La Sposa Pogliana e che è un evento caratteristico nostro e che lo facciamo il 1° settembre. Come vedi, cerchiamo di abbracciare tutto il periodo estivo, che era il periodo tradizionalmente in cui la gente che era fuori tornava in questi posti. E quindi cerchiamo di allargarci in modo di dare a tutti la possibilità di ritornare. Tu dici una tantum, è difficile poi dopo avere la possibilità di organizzare queste manifestazioni quando il legame e quando il territorio è abbandonato, quando non c'è la possibilità di fare la serata, ma dobbiamo farla il pomeriggio, perché la sera poi dopo la gente finisce alle 11, a mezzanotte, dove va? E allora lo facciamo il pomeriggio, così alle 8 si finisce e magari dopo mangiamo anche insieme in piazza, però poi dopo la persona anziana alle 8 e mezza, alle 9 può tornare a casa. Quindi fare va bene. Però vorremmo veramente che ci sia la possibilità di non abbandonare questi posti. Noi non ci viviamo, ma non ci vivevamo neanche prima del terremoto. Però il legame era forte. Ecco, quello che noi chiediamo è cerchiamo di reggere questo legame, perché altrimenti diventa veramente difficile. Poggio Cancelli, i poeti richiama. E allora appoggio lo facciamo vanto, dobbiamo in ottava ricama una trama e far venire fuori il nostro canto. Chi è innamorato e sta passione ama, lo fa con voglia e con amore tanto. E allor con Poggio quest'oggi prendo impegno, spero soltanto allor d'essene degno. Io canto la figura ed il disegno che van crescendo nella mente mia, paiono quasi della musa il pegno di questo canto bello o di poesia. Ma di venir quasso son forse indegno, mi manca l'estro ed anche la maestria. Vado a tentoni quando canto a braccio, e forse è meglio quando si ascolto e taccio. Adesso siamo in compagnia con Serafino Adriani, giudice di questa manifestazione, una manifestazione particolare che ha una sua importante difficoltà anche. Beh, una difficoltà imponente direi, perché l'ottava rima è una cosa molto difficile da fare. Mio padre era un poeta molto bravo, quindi io ci sono un po' nato in mezzo all'ottava rima, ma anche avendoci provato tante volte non ci sono mai riuscito, perché è una cosa proprio innata, è un dono di natura.
E, anzi, in questo caso ringrazio l'Associazione Radici Poiane e nello specifico Livio De Angelis che ha parlato prima, che hanno organizzato una gara, perché le gare si sono un po' perse negli ultimi anni, anche se erano il sale, secondo me, dell'ottava rima. Si fanno tante manifestazioni, come diceva anche Giampiero Giamocante, ma tutte in forma di, diciamo, in forma amichevole, va, chiamiamola così, perché oggi è una gara, quindi è come se in un campionato di calcio si facessero sempre solo partite amichevoli. Se poi alla fine non si gioca per i tre punti, l'interesse del pubblico, secondo me, viene un po' a mancare. E devo dire che questa cosa cozza un po' con altri punti di vista, ma io sono del parere che di tanto in tanto la gara sia necessaria. E per questo, insomma, ringrazio appunto l'Associazione Radici Poiane. Un primo appuntamento che ci si augura che comunque sia solamente il primo di una lunga serie, soprattutto per attrarre anche i giovani e soprattutto chi vive in questo territorio. Allora, le gare, diciamo che era stata persa un po' l'abitudine di farle alla fine degli anni 80, primi anni 90. Poi per un po' di anni non si sono organizzate più. Abbiamo riorganizzato noi, io, Giampiero Giamocante e un altro paio di persone, 2 anni fa, nel 2016, il campionato nazionale di ottava rima. Abbiamo fatto una manifestazione molto bella, 4 gare e la finale in Campidoglio. Abbiamo fatto il 16 ottobre del 2016 la finale in Campidoglio con 8 poeti che sono poi gli 8 che canteranno oggi. E appunto c'era stato chiesto proprio dall'organizzazione Associazione Radici Poiane di chiamare gli 8 che a suo tempo, 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, avevano fatto la finale in Campidoglio. Quindi abbiamo cercato di riprendere un po' questa tradizione di fare le gare, proprio per dare un po' più di sale al movimento dell'ottava rima. Non so se amici miei io ce la faccio, è come risalire in bicicletta, sentirsi le gambe come straccio e i primi colpi non andare di fretta, ma questa culla è come un canavaccio e qualche cosa che io dica aspetta, perché chi ci cantò qualcosa disse e chi c'è nato poi la storia scrisse. Ci sono regole chiare, chiare e fisse, ma intanto amici qui vi ho ritrovati. Il cervello qualcosa mi predisse di fare ancor più versi improvvisati. Certo le rime sono certe e fisse, e i primi qui saranno anche premiati. Per stare insieme partecipo al gioco, ma credete amici e osto poco. Siamo in compagnia con il signore Giampiero Giamocante, una manifestazione particolare, un qualcosa di insolito, però che comunque attrae anche le persone. Una manifestazione particolare e insolita sicuramente sì, perché la poesia a braccio, pur essendo una tradizione millenaria, è ancora, e speriamo che lo rimanga, una tradizione di nicchia, nel senso che appassionati, cultori, cantori provengono per la maggior parte da queste zone, da quel quadrilatero abbastanza ampio che abbraccia parte della provincia di Rieti, parte della provincia di Aquila, parte dell'Ascolano, e che essendo, diciamo, il vecchio Abruzzo ulteriore, secondo, come si diceva, è una zona molto alta. Questa altitudine ha fatto in modo che le tradizioni si conservassero. La tradizione dell'ottava rima improvvisata si è conservata e è proseguita fino ad oggi. Ricordiamo che la tradizione dell'ottava rima, dell'improvvisazione dell'ottava rima, nasce nel 300, quando Boccaccio dalla Francia portò questa forma espressiva, questa forma poetica dell'endecasillabo che non esisteva prima, forse formata da un settenario allungato, insomma queste poi sono disquisizioni in cui non entro. E la tradizione quindi nasce nel 300 e in queste zone e in poche altre zone d'Italia si è mantenuta fino ad oggi. Un filo rosso ha fatto in modo che in periodi ben diversi, in periodi di contestazione, in periodi quando vivere in montagna o vivere in campagna significava essere esclusi, questa tradizione grazie a tanti poeti è andata avanti. Poggio Cancelli, Mascioni, Campotosto nel periodo fra la fine dell'Ottocento e l'ultima guerra sono stati una fucina di poeti improvvisatori.
Donato Sciarra è stato uno dei migliori improvvisatori a livello italiano, ha vinto parecchie gare della Festa di Novanti a Roma, fino ad arrivare più avanti con Rinaldo Adriani, per citarne soltanto uno. E diciamo che noi veniamo da quella tradizione, anche se non siamo proprio di questa zona, ma veniamo da quella tradizione. Oggi, grazie ad alcuni giovani che proseguono questa passione, le manifestazioni si fanno ancora, ma si fanno ancora quelle manifestazioni tradizionali intorno a un tavolino, in un'osteria, in un ristorante, in una trattoria, in cui l'Ottava Rima trova il luogo adatto per la sua forma di espressione. A parte quella di oggi, che sicuramente è una manifestazione molto bella, prima di tutto perché è in forma di gara, quindi c'è proprio una competizione vera e propria, come si faceva in origine, ma ci sono moltissime altre manifestazioni che perdurano a Bagugno il 3 agosto, a Borbona a metà settembre, le ultime fatte a Macioni, sono tutte manifestazioni che sì, magari singolarmente, però fanno in modo che la tradizione prosegua e che vada avanti. Non vanno dimenticate però le altre zone, la Toscana nel Grossetano e nel Fiorentino, diciamo, dove ancora ci sono moltissimi improvvisatori, i Monti della Tolfa, i Castelli Romani. Da un ultimo censimento, diciamo così, un po' improvvisato anche quello, improvvisatori ce ne sono attualmente una sessantina in tutta Italia, tutte persone che però hanno questa come passione, non come professione, badiamo bene, la passione che viene dalla conoscenza un po' dei classici e un po' dalla frequentazione di altri poeti. Ripeto, è un sottobosco che non trova spazio nelle televisioni, non trova spazio nelle radio normalmente, perché è una tradizione che ha regole precise, perché è una tradizione che è basata su regole ferree. L'Ottava Rima, ricordiamo che è una stanza poetica formata di 8 versi endecasillabi, i primi 6 alternati e gli ultimi 2 baciati. Da questa regola non ci si discosta. L'Ottava Rima pretende l'ascolto del poeta e la risposta successiva. Dovrebbero fare dei talk show in Ottava Rima, perché almeno uno sta a sentire quello che dice e l'altro risponde, cosa che attualmente da nessuna parte succede, insomma. E l'Ottava Rima poi soprattutto è improvvisata, è il pubblico o gli organizzatori che stabiliscono su che cosa si deve cantare, di conseguenza la garanzia dell'improvvisazione è data proprio da questo. Altra cosa fondamentale è l'obbligo di riprendere la rima del poeta che ha appena lasciato, altra cosa fondamentale per testimoniare l'improvvisazione. E quindi comunque un festival particolare, comunque i giovani stanno rispondendo a livello nazionale. Stanno rispondendo sia come, diciamo, come approccio alla poesia, cioè giovani che tentano di improvvisare. Naturalmente deve essere fondamentale l'humus attorno, l'ambiente intorno, ma stanno rispondendo anche come fruitori, perché tantissimi giovani estimatori del rap capiscono che se non ci fosse esistita l'Ottava Rima non sarebbe esistito neanche il rap, o non sarebbero esistite le altre forme di improvvisazione in generale. L'improvvisazione teatrale, ad esempio, è diffusissima in Francia, ma è un'improvvisazione che ha regole altrettante ferree come quella dell'Ottava Rima. Diciamo che il mondo dell'improvvisazione ha all'interno la nicchia dell'Ottava Rima che resiste, perdura e va avanti, anche grazie a queste manifestazioni. La poesia dentro è come un fuoco. Io vi saluto a tutti, cara gente. A volte sembra di giocare un gioco un po' col sentimento, con la mente. Allora io che il giudizio invoco voglio dire una cosa solamente. Alessio da Subiaco vi saluta, poeti, giuria e gente intervenuta. È una parola. Benché la mia persona è conosciuta, però ci sta una trappola degli anni, quella passione ancora non è perduta, ma qualche volta ti fa certi inganni. Comunque la poesia mia vi saluta, benché qua sopra c'ho un mucchio d'anni. E se salute non mi deteriora, pure un altro anno ci ritorno ancora.